Ciao a tutti, io e Piccettino non siamo qui per fare nessuna recensione stasera, ma per fare quattro chiacchiere estive, come potete vedere dalla mia canotta e dal mio abbigliamento assolutamente total informal, sulla nuova, diciamo, iniziativa editoriale dedicata al nostro amico Dylan Dog, ovvero una nuova collana settimanale di ristampe allegate alla Gazzetta. Il primo numero usciva oggi ed eccola qui. Dylan Dog, Viaggio nell'incubo. Capeggia bello bello il nome di Tiziano Sclavi. Allora, cosa posso dire? Allora, nota tecnica numero 1, periodista settimanale, numero di uscita non me lo ricordo, ma pubblicizzate su questo numero ce ne sono almeno 20 e c'è un continuo, quindi, no, scusate, 25 c'è un continuo. Secondo me dovrebbero essere tipo una 35-40, non mi ricordo il numero esatto, però sul sito della Gazza dovreste trovare il piano dell'opera completo. In ogni caso, i primi 25 sono elencati qui, nel retro di questo album. Come dimensione è un po' più grande di un Bonelli normale, è un Bonelli un po' più ingrandito, è un allegato da edicola a quotidiano ed ha una cadenza settimanale, quindi ogni martedì ne troverete in edicola uno. Prezzo, beh, il prezzo del primo numero è invitante, 1,99 euro, 2 euro. Prezzo di un paio di caffè risparmiati, vi portate a casa questo bel malloppino da leggere sotto l'ombrellone o anche in casa se non andate al mare come sottoscritto. Dalla settimana prossima invece il prezzo si fa un po' meno competitivo perché è 5,99, quindi diventa sui 6 euro. Onestamente sono sempre due storie, non a colori perché in bianco e nero, quindi lo leggete nella versione, diciamo, originale di come fu proposto all'epoca, nessun valore aggiunto. Quali sono le, diciamo, novità di questa collana? Prima di tutto, ogni copertina sarà realizzata da un copertinista diverso e in questo caso il primo a scendere in campo è proprio Giampiero Casertano, che ci firma una rielaborazione, diciamo, del mitico Memorie dall'invisibile, che ormai è diventata più che una rielaborazione, quasi un abuso, visto che Memorie dall'invisibile è stracitato, straristampato e facilmente ripescabile un po' in tutte le salse. Quindi di questo parleremo dopo. È un bel valore aggiunto, sì, la copertina è molto bella ed è anche molto attraente, tra l'altro il di Casertano è molto riconoscibile. Abbiamo poi un valore aggiunto che si dipanerà in corso d'opera, ovvero questa costina che a fine, diciamo, opera sarà un disegno inedito di Angelo Stano, quindi assolutamente notevole come sforzo per dare almeno nel packing qualcosa di nuovo. Lo apriamo, troviamo un disegno inedito di Casertano e ci viene anche scritto che è un disegno inedito. Troviamo anche il contenuto, il riassuntino del contenuto, che sono Memoria dell'invisibile, Sclavi, Casertano e Oltre la morte, Marcheselli, Sclavi e soldi. Recchioni, se non sbaglio, sul forum di Comicus, se non mi ricordo male, ha già detto che in questa collana non sarà ristampato solo materiale di Sclavi, ma sarà ristampato un best of delle storie di Dylan. Questo è quello che ho capito. Abbiamo, vabbè, non potevano mancare riferimenti classici, quindi Galeone e la classica interpretazione di Dylan ormai di Gigi Cavenago con Gruccio annesso. Abbiamo Maurizio Colombo che ci fa un redazionale più o meno sulla falsariga di quello che troviamo nei magazine, che è molto interessante, in questo caso Serial Killer, non ho ancora letto, però ho dato una scorsa di massima. Tenete conto che io questo album ho preso in mano stasera, che quando sono venuto a casa l'ho comprato Kiki. Però è molto magazine style, ci sta. E poi partiamo con la ciccia forte. Beh, la ciccia forte numero uno è Memorie dall'invisibile, con tanto di prima edizione, nome del letterista e storia. Storia che ormai conosciamo benissimo, occupa la prima metà dell'albo. Eccola qui. Allora, a linea di massima, Memorie dall'invisibile merita sempre una lettura. Di contro, diciamo che anche in tempi recenti, uscita nel Dylan Dog, Tiziano Sclavi, quello in grande formato, ricolorata, bla bla, è una storia bella, è una storia incisiva di Dylan Dog, forse anche abusata nel suo essere riportata continuamente in edicola, è un patrimonio dell'umanità fumettistica, però
ma il continuo sovraesporsi ne mette a disposizione una tale quantità di versioni trovabili che o come questa sono esattamente uguali all'originale, poi non ho letto ancora l'album in sé, quindi non so se magari hanno corretto qualche errore o c'è qualcosa di diverso, ma di base, guardandola così di primo acchito, è sempre la stessa storia. Oppure i piccoli valori aggiunti come quello del Dylan Dog di Tiziano Sclavi di poco tempo fa, di meno di un paio d'anni fa, perché è durata 24 numeri quella collana, che sono 2 anni, diciamo, la trovate anche in versione ricolorata, deluxe, grande formato, ad un prezzo molto più elevato, ovviamente, e in singola versione. Cosa posso dire? È sempre quella, sempre Casertano, sempre tutto bello, ci sta, però fondamentalmente il neofita di Dylan Dog effettivamente necessita di dargli una letta a questa storia, quindi diciamo che la trovo un buon intro nel mondo dylandoghiano, ma è molto abusata. Certo, chiunque parla di Dylan Dog e non l'ha mai letto, Muore dall'invisibile è una delle prime tre o quattro che viene nominata subito, quindi entrare come Muore dall'invisibile significa entrare in un Dylan Dog dalla porta principale. Non aggiungo, diciamo, altro su Memorie dall'invisibile. Abbiamo una chicca, abbiamo Oltre la morte. Oltre la morte è il numero 88 di Dylan Dog, è uscito nel gennaio 94, quindi ci sono di mezzo la bellezza di 6 anni tra una storia e l'altra, ed è una continuazione molto importante proprio di Memoria dell'Invisibile, perché torna il personaggio di Bree Daniels. E torna per restare poi in quel momento davvero negli annali di Dylan Dog, perché Memoria dell'Invisibile in sé è la storia che rimane negli annali di Dylan Dog, è tutta l'impalcatura di questa storia ed è tutto quello che ci gira intorno, tutta la sensibilità, anche il suo, diciamo, incasinarsi, insomma, vi rimando poi alla recensione che avevo fatto qualche tempo fa proprio di questa storia. Mentre Oltre la morte è una storia particolare in cui il focus se lo piglia Bree Daniels. Ed è lì, anzi, ed è in questa storia che Bree diventa da protagonista interessante di una bellissima storia, di una storica storia, a protagonista, punto, che resterà negli annali di Dylan Dog. Tanto che sarà richiamata molto spesso, diventa una delle, diciamo, dog girl più richiamate in assoluto. Perché? Beh, innanzitutto perché è una delle poche volte che vediamo Dylan conciato veramente male e in versione un po' più giustizia della notte. Secondo perché, vabbè, un po' di spoiler, dai, così tanto, perché Bree ci saluta definitivamente, per quanto può esserci qualcosa di definitivo all'interno del mondo di Dylan Dog. Ed è qui che si assurge, diciamo, a personaggio, a dog girl d'élite. La storia ve la lascio leggere. Primo perché Marchesello e Sclavi toccano delle corde molto molto importanti. Secondo perché abbiamo un soldi d'eccezione che è in grado veramente di ridarci un dinar. Forse non questa non l'avevo mai recensita per quanto mi piace tantissimo, anzi di questa forse vi farò vedere anche qualche chicca mia personale. Un dinar serio. Guardingo, guerriero, anche come l'avete visto nella tavola di prima, non è una recensione sulla storia in sé, è soltanto una vedata di massima, ma è davvero, davvero molto, molto bella e molto interessante. Ci sono anche delle chicche particolari di cui non voglio entrare, ma ve le dovete leggere. E Bree, vabbè, la trovate così. Sarà un po' diverso il personaggio, però vi assicuro che è molto, molto interessante. Per inciso, Bree in questo caso è importante anche per il team up con Morgan Lost. Vi rimando al passato, ai 2 numeri che sono usciti a inizio anno e a domani che esce il terzo di Morgan Lost. Vi ricordo che Bree ricorrerà anche lì. Andiamo avanti. E sarà importante perché si collegherà proprio a questa storia, eh? L'universo parallelo si collega a questa. Andiamo avanti. Abbiamo poi un disegno del 2003 di Bruno Brindisi, che io onestamente non ho capito perché c'è Brindisi, così d'amblè ci sta sempre bene che Brindisi è bravo, però doppia copertina Villa Stano, e proprio vedete anche la differenza di impostazione del Dylan Dog dei due, proprio le due copertine ci sta, è giusto rendere omaggio anche a chi ha dato il biglietto a questa storia.
un po' di Fabio Licari, che è un giornalista della Gazzetta, ma è quello che già firma sempre gli articoli sui fumetti, me lo ricordo già come nome anche nelle vecchie collane di stampa dei Color, eccetera, che ci presenta un po', diciamo, un articolo su Dylan Dog, e ci mostra una bella chicca, la copertina di Mike Mignola per la Dark Horse, non mi ricordo chi la produsse, negli anni 90, se non sbaglio, l'edizione di Dylan Dog americana. Ed è proprio Mike Mignola, o Mignola, chiamatelo come volete, di Hellboy. Quindi è proprio una chicca molto interessante. Vi dico anche che, se non mi ricordo male, qualche annetto fa io questo originale l'ho visto proprio in Sergio Bonelli, di fianco alla scrivania dell'ex curatore di Dylan Dog, che era Gualdoni. Mi ricordo che questa era più appesa lì, per dirvi quanto poco è stato importante. Ed è l'omaggio ovviamente al numero 1. Abbiamo poi un altro disegno di Bruno Brindisi, sempre per completare questo Brindisi che effettivamente non c'entra niente con la storia in corso, con nessuna delle due, manco la copertina, ma ci sta sempre bene. Vi dicevo prima, un po' di piano dell'opera, 25 volumi. Poi abbiamo, poi abbiamo la preview del prossimo numero, che ci sarà sicuramente Golconda, e poi vedremo 30 luglio l'edicola. Cosa si può dire di questa collezione? Allora, il pacchetto è sicuramente interessante. Il primo numero ha un ottimo prezzo, però non ne capisco il senso. Cioè, nel senso, in estate sotto un ombrellone, a cazzeggio, mentre sei lì che aspetti di andare a prendere il tuo treno, il tuo aereo, scioperi permettendo e incidenti e incendi, diciamo, permettendo sui treni, o nelle zone estremistiche, ci può stare. La botta ci può stare, 2 euro me lo compro, mi passo un po' di tempo, comunque da leggere ce n'è, ed è roba di qualità. Sulla lunga non so quale appeal possa avere, perché comunque, diciamoci la verità, non credo che verranno ristampate storie che non vediamo da anni. Sì, è vero, oltre la morte da un po' che non si vedeva. Ed è forse la prima volta che queste due storie vengono messe nello stesso volume, come è giusto che sia. Però Dylan non è così difficile da recuperare come storie, soprattutto se ti muovi che ne so, nei mercatini dell'usato, nelle librerie, comunque in librerie varie trovi un sacco. Cioè, questa qui Dimora dell'invisibile la trovi sicuramente con la versione di Dylan Dog Tizzano Sclavi. Quindi diciamo che è l'ennesima ristampa, forse un po' pretenzioso buttare fuori una ristampa di questo tipo. Magari fare adesso per l'estate, magari avrei fatto un 4 numeri d'allegato, magari anche doppi come spessore, poi da ristampare 8, 16, una trentina di storie. Sì, no, meno, avrei fatto 2 mesi, 4 storie, quindi 4, 8, 12, 16, 30, sì, 32 storie nell'arco dell'estate per le 4 settimane estive, così magari uno poteva avere anche un minimo di selezione e gli veniva anche più facile, perché comunque il primo numero ha 2 euro, ok, poi sono 6 euro a botta settimanale. Non so, francamente l'appeal io non ce lo vedo. Il collezionista compulsivo se la compra sicuro, ci sono le copertine inedite, però basta davvero dare una copertina inedita per quanto di qualità e un disegno di Stano che si compone per convincere la gente a comprare ancora? Non lo so. Siamo reduci dalla chiusura di una testata di Dylan, che erano ristampe di un certo pregio, di un certo costo, forse nel posto sbagliato che era l'edicola, per tornare a un'altra ristampa, che sicuramente ristamperà almeno all'inizio le stesse storie che ci ha già ridato in quella versione, perché se quelle erano la major selection di Sclavi, non puoi non rimetterle qui, altrimenti il collezionista, chi entra nel mondo di Dylan, si trova magari monco delle storie tra virgolette migliori di Dylan Dog. Infatti, ripeto, qui dentro la prima storia è proprio Memorie dall'invisibile. Io non credo che continuerò per esigenze di spazio e perché non ho voglia di rifarmi le stesse identiche storie in un altro formato. Non è detto che magari sporadicamente ne possa prendere qualcuno. Non so nemmeno quanto effettivamente andrà avanti questa collana. Cioè, sicuramente la porteranno alla fine, ma sapete come funzionano? Oggi ne arrivano 20 copie,
ne comprano X, il 2, ma sì, ne arrivano 15, il 3 magari arrivano 12, dal 4 in poi ne hanno comprate in 10, in 5 e ne arrivano solo le 5 per questi qua e tanti saluti e si va avanti così. Non so, effettivamente, ricordo che l'ultima ristampa, quella ristampa a colori che era fatta sulla falsa riga di Tex, durata mi sembra una cinquantina di numeri, ma non ha fatto questi sfaceli. Non so quanto sovraesporre il nome di Dylan Dog possa dargli una mano. Personalmente non dico che sia sbagliato, ma avrei scelto qualcosa di più fruibile per l'utente. Nel senso, ripeto, avrei fatto il doppio, quindi quattro storie settimanali per i mesi estivi. Quindi avrei cominciato luglio, le 4 settimane di luglio e le 4 settimane di agosto, in modo che la gente che è in ferie, eccetera, che ha più tempo libero, più voglia di curiosare, meno fretta lavorativa, magari si ferma e lo guarda e si trova dei malloppazzi tanti. Quindi, concludendo la mia idea, utilità poca, cura buona, cura editoriale buona, è un bel prodotto. Gli auguro lunga vita, prosperità però sinceramente non ne vedo né l'utilità né il senso. Il primo numero per 2 euro ti riporta per la prima volta queste due storie collegate e soprattutto la seconda storia è pure collegata col team up con Morgan Lost. È collegata col team di Morgan Lost e il collegamento lo vedete nei primi due che erano usciti inizio anno. Diciamo che è tutto un incastrarsi nel modo giusto. Quanto al continuare, decidete voi. Sappiate comunque sono 6 euro a settimana. 6, 12, 18, 24. Sono 24 euro a settimana per delle ristampe che è vero che saranno di qualità. Saranno un bel package, ma sono 24 euro in più. Se ve la sentite, a me sta bene. Io personalmente non me la sento perché le storie le ho già tutte. Non trovo valore aggiunto. Quindi, in bocca al lupo con questo viaggio nell'incubo. Chiunque di voi vorrà continuare a farlo, lo scriva qui sotto nei commenti. Magari ogni tanto butti qualche frase proprio sotto questo video di mano in mano, se trova magari andando avanti una minor cura perché le vendite sono più basse, oppure se trova sempre comunque cose buone, insomma, magari manteniamo vivo questa discussione per la durata dell'opera. Sai mai che io cambio idea in corsa e decido di recuperarla. Al momento mi godo una copertina magnifica di Casertano e due storie che hanno fatto la storia di Dylan, per quanto la prima sia veramente troppo, troppo, troppo abusata e già ristampata in troppe salse. Questa non era una recensione sulle due storie, primo perché Memoria Invisibile l'ho già fatto e oltre alla morte vorrei farlo in un altro modo perché potrei farvi vedere qualcosina di particolare, far estrapolare qualcosa dalla mia collezione. Però non è questo il caso. Niente ragazzi, avete una settimana di clock, parlo come di giochi di ruolo, per decidere o meno se entrare o no a fare questo viaggio nell'incubo. Parere personale. Primo numero va sempre preso, soprattutto con questa offerta a basso costo. Deciderete poi con calma sul secondo, terzo, l'XYZ fino in fondo. E sapete cosa mi fa strano? Che non ci sia nessun tipo di tagliandino della serie. Ah, vuoi ricevere a casa i primi 10 numeri a prezzo di otto? Di solito queste offerte vengono fatte qui, niente proprio. Vabbè, ripeto, scelte editoriali. Ringraziamo comunque la Gazzetta che come al solito si dimostra un quotidiano disponibile a parlarci di fumetti e soprattutto beh, ringraziamo il buon Dylan che per la milionesima volta ritorna in edicola con un'altra ristampa. Ma ovviamente più ce n'è, qualcuno diceva, meglio è. In bocca al lupo per una collana che dal mio punto di vista è ridondante, ma che magari potrebbe alla lunga o comunque alla peggio tirare insieme un po' di gente che magari dice ma sì, proviamo. Questo è quanto. Baci e abbracci, alla prossima con una vera e propria recensione che sarà, immagino, se tutto va bene, lo speciale di Brandon. Ciao a tutti, baci e abbracci.